Salve ragazzi, benvenuti su Pino di Luz. Oggi 6 dicembre, ore 10:05. Oggi vi voglio parlare della città dopo la fine, naturalmente. Siate cortesi e pazienti. Vi voglio portare su un bel posto, ragazzi. Quello che è il mio tormentone. È brevettato da Pino di Luz, un channel forever. Ed è il Aspromonte, ragazzi. Negli ultimi video me lo sono sempre dimenticato di menzionare, ma l'ho fatto apposta per farci un video proprio dedicato su questo. Sì, lo dedico a tutte quelle persone che logicamente nel loro quieto vivere creano problemi al proprio vicino, al proprio stare insieme con gli altri. Sì, allora queste persone che hanno problemi di socialità, se non essere invasivi o essere persone in qualche modo che calpestano i piedi dell'altro in maniera cattiva, in maniera senza logica, senza razionalità, senza motivazione vera e propria, ma solo per il gusto di non essere compiacente o perché non rientri nel suo gradino per creare uno share di successo. A queste persone, molte già le conoscete, sono quelle che io ci ho fatto critiche sui video musicali. Ho cominciato con Pino Scotto, da Fabi Fibra, poi sono finito da Lorrico, da Tiziano Ferro, a quello che mi ha fatto il mio carissimo amico Caposella o quant'altri, a quelli che sono invece i nostri nemici, tra virgolette, di YouTube. Il grande amico Tomix, che è un attore, naturalmente ci farà vedere prima o poi un bel film, io me lo auguro, però per ora mi sembra che è un attore che con poco carisma, con poche capacità, dato che non sa recitare e non sa nemmeno a livello di scritto saper porre un commento con un qualcosa di riflessivo, di qualcosa di che abbia un costrutto, cioè sembra senza senso, con vuoto, cioè un attaccare senza che poi sappia qual è la cosa a cui vuole mirare veramente. Poi Serafino Massoni, io gli ho tanti di quei video, poveretto, voglio dire, ce lo porterei anche a lui all'Aspromonte. Sì, il tormentone è questo, ragazzi. Aspromonte, tutta questa gente che vi ho appena elencato, ma te ne ho elencati solo alcuni. Poi dedicatelo a tutti quelli che vi ho appena accennato le motivazioni. Dedicatelo a voi, anche voi, nei vostri video. Sì, metro cubo sull'Aspromonte, che lì non li trova nessuno. È un territorio di confine dove si smarrisce la possibilità di essere rintracciabili. Lì faremo delle belle buche che già ci sono, metro cubo di terreno sottoterra dove c'hanno solo la roccia intorno. Noi probabilmente li copriamo da sopra, gli facciamo un tettuccio copribile in modo tale che non possono uscire, ben lucchettati, e una volta al giorno gli portiamo pane e acqua a queste persone per la dentatura, che deve essere sana, pane secco e acqua per bere. Poi ovviamente, se non basta come cibo, avranno le loro feci e le loro urine per far sì che incrementano il loro fabbisogno quotidiano di cibo, logicamente. Questo è quello che io dedico a tutte queste persone, e non sono cattivo per niente, signore, perché penso che lo star soli e chiusi in un posto dove non hanno uno specchio, dove possono manifestare il loro narcisismo, dove non hanno altre persone su cui calpestare se non i piedi di loro stessi, gli porta delle ottime riflessioni, degli ottimi spunti che portano a maturazione. Se non matura, è come fa il passero con i propri figli. Cosa fa il passero? A un certo punto prima gli imbocca, gli dà il cibo, poi a un certo punto, se erano capaci di volare, li porta a far volare. Se quelli che non volano, voi li trovate morti, è perché non erano capaci di volare. Quindi è inutile continuare a sfamarli e tenerli nel nido. Non hanno la possibilità di poter crescere, di poter essere di bei passeri. Quindi logicamente, se poi da questo metro cubo verrà fuori un buon Tomix, un buon Serafino Massoni, ben venga per la società, ben venga per la collettività, e saremo tutti grati di questo metro cubo, e porteremo tutti a riflettere su questo metro cubo, faremo proprio una via crucis verso il metro cubo, porteremo tutti in riflessione lì, logicamente, senza ombra di problemi, logicamente, e ci riportiamo. Se poi non si può fare niente, insomma, non si può fare. I greci, che hanno una grande civiltà, quando diceva il bambino storto, loro addirittura li buttavano dal precipizio, cioè li catapultavano giù e ciao, dicevano addio alla loro vita,
dopo nemmeno un giorno di vita, insomma. Perché? Perché dicevano che magari se la loro fisicità non gli permetteva di superare la durezza della vita, è inutile farli continuare a vivere. Togliamola in primis, cioè togliamola subito questa cosa. Noi invece cerchiamo di essere meno cattivi di queste civiltà, logicamente, quella animale o quella che ci precede a quella odierna, e cerchiamo di veicolare un nuovo modo, un nuovo motto di vita. Ragazzi, se voi continuate a calpestare i piedi, coltivate menzogne, coltivate cazzate, coltivate la stupidità umana per rendere sempre la società sempre più stupida, allora logicamente voi fate dei danni, e noi logicamente che veicoliamo la giusta razionalità, l'obiettività e la pura razionalità, non le scemenze, logicamente noi dobbiamo prendere coscienza di queste cose, e in maniera, diciamo, non totalitaria da parte di una persona, ma dalla collettività, dire: questa persona è insana, non sta bene, allora prendiamo il metro cubo, lo sotterriamo lì e ce lo lasciamo per qualche mese, non a digiuno, abbiamo detto pane secco, ragazzi, facciamo, ragazzi, girare questa cosa, metro cubo. Io penso che c'è soltanto un umiliarvi in questo posto e fargli vedere che ci sia questa possibilità, penso che si rivedono le loro posizioni, magari hanno altri modi di esprimersi, o altro modo di fare, soprattutto, direi soprattutto il modo di fare, che questo crea più danni della grandine, ragazzi, metro cubo, e non siamo cattivi, anzi, come vi ho detto e vi ho appena elencato i vari casi storici, cioè non è niente di trascendentale questo metro cubo, anzi, è un viaggio verso una nuova vita, una nuova luce, una nuova speranza di poter creare sempre più leve migliori, logicamente, persone che hanno trovato un traguardo di vita che possa eleggerli a delle posizioni sicuramente più valide. Questo vi dedichiamo tutti, siamo Montignano, Google Maps.